Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Esattamente da ieri è possibile aggiornare i Mac con macOS Monterey. Prima di capire su quale dispositivo è possibile installarlo, andiamo a scoprire subito quali sono tutte le novità. SharePlay, FaceTime, Safari, Full Immersion, Note rapide, AirPlay, testo attivo, mappe e tantissime altre novità. Andiamo ad analizzarle una per una. SharePlay. Adesso è possibile condividere il nostro schermo o il nostro audio con dispositivi vicini o lontani. Quindi è possibile guardare un film o ascoltare una canzone nello stesso momento su dispositivi diversi. FaceTime. In quest'ultimo aggiornamento è stata introdotta la modalità ritratto. Inoltre è possibile impostare la modalità griglia durante una riunione di gruppo e mettere in evidenza chi sta parlando. Safari. È possibile modificare la visualizzazione dei pannelli in maniera compatta per facilitare l'utilizzo, oltre al fatto che durante la navigazione Safari cambia colore e assume il colore della pagina che stiamo visualizzando. Full Immersion. È una versione aggiornata di non disturbare, adesso è possibile modificarla a proprio piacimento. Inoltre, dopo averla attivata, automaticamente viene attivata su tutti i nostri dispositivi. Note rapide. È possibile attivarla in qualsiasi momento senza dover chiudere con ciò che stiamo facendo. Basta un semplice clic in fondo a destra e automaticamente possiamo scrivere tutte le note che vogliamo, utilizzare i tag per accelerare le nostre ricerche. AirPlay. Grazie a questa funzione adesso basta semplicemente avvicinare due Mac per poter trasferire un file da un Mac all'altro. Basta un semplice clic trascinando il file e automaticamente viene inoltrato. Testo attivo. Proprio come iOS 15, quindi come negli iPhone, è possibile evidenziare qualsiasi testo all'interno delle nostre immagini e raccogliere tutte le informazioni necessarie. Mappe. Adesso si può tenere traccia dei nostri percorsi con i mezzi pubblici, sapere tutte le fermate di quella linea e conoscere tutte le informazioni necessarie. Monterey è questo e tanto altro. Andate a scoprirlo nel sito di Apple oppure semplicemente scaricatelo. Può essere installato soltanto per iMac dal 2015 in poi, iMac Pro dal 2017 in poi, Mac Pro dal 2013 in poi, Mac Mini dal 2014 in poi, MacBook dal 2016 in poi, MacBook Air dal 2015 in poi e MacBook Pro dal 2015 in poi. Bene, se questo video vi è piaciuto vi chiedo di iscrivervi al canale, mettere un mi piace e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!